Molto spesso nel mondo del calcio, per rappresentare e raccontare dei nuovi talenti, si va ad utilizzare la tecnica del somiglia a il nuovo, cioè delle somiglianze che possono ricordare dei vecchi calciatori di cui abbiamo un'immagine ben nitida, di cui abbiamo fondamentalmente molte conoscenze, quindi possiamo capire fondamentalmente a chi somiglia. Ed ecco il calciatore di cui parliamo oggi per molto tempo, ma soprattutto negli ultimi giorni, torna di moda appunto il nuovo Marchisio. E quello che poteva diventare Marchisio, quello che potrebbe diventare. Perché in questi ultimi giorni si sta parlando molto di un calciatore che proprio in queste ultime ore viene paragonato tantissimo a Marchisio. Però alt, farei qualche distinguo, soprattutto cerchiamo di capire di chi si tratta qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera del tutto gratuita, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche e lasciate un like a questo contenuto. E allora parliamo di un ragazzo che ha la Juventus praticamente da una vita, e quando è entrato nel mondo Juve, considerate che il borsone era più grande di lui, e nelle orme di Marchisio cercava di diventare il leader della nuova Juventus. Finalmente ha trovato il primo gol e finalmente tutti possono vedere lui qualcosa di più rispetto a un calciatore che veniva dai pulcini, è arrivato agli esordienti, ha fatto gol, è arrivato con la prima squadra ma non riesce a sbloccarsi. Ora finalmente il classico 2003 si è sbloccato. Ovviamente parliamo di Fabio Miretti, un calciatore di cui sapevamo che c'era del talento in lui, lo sapevamo e abbiamo visto sempre in lui la voglia di mettersi in gioco, ma quel maledetto gol non arrivava, ed è per questo che forse questo gol realizzato contro la Fiorentina può essere per lui una sorta di sblocco, sai quando c'è qualcosa che ti limita nella vita, ma poi una volta superato quel blocco lì puoi andare davvero dove vuoi. Di Miretti colpisce proprio questo, il fatto che lui è sempre stato composto e preciso, nonostante questo blocco gli abbia potuto causare delle critiche, delle forti critiche, delle situazioni anche spiacevoli. Lui comunque non si è mai buttato giù, il gol non arrivava ma lui ci provava sempre, alla fine non ha mai perso la testa, anzi è rimasto concentrato e alla fine il gol è arrivato. Il centrocampista ha avuto la possibilità di esprimersi e soprattutto dopo quel gol ha potuto liberarsi. Abbiamo visto infatti un ragazzo nuovo, ma dall'under 17 in poi Miretti era uno che comunque aveva segnato, perché aveva messo a segno 28 reti più una decina nelle varie nazionali dell'under 21, quindi di fatto è uno che il gol lo aveva nelle gambe, lo segnava, li segnava, per questo eravamo lì a dire ma come mai con la Juventus c'è questo tipo di blocco. Quindi di fatto con la nazionale maggiore, ma soprattutto con la Juventus, né in campionato né in Champions League, questo gol non era arrivato, e Allegri lo ha detto più volte, lo ha detto anche in conferenza, a lui manca il gol e deve farlo, ma Allegri lo ha sempre stimolato molto e lo ha spinto a segnare proprio per questo motivo, cioè molto spesso sottolineava il fattore gol proprio perché capiva che in lui era un problema. Ogni volta che era sotto porta infatti c'era quasi la paura a segnare, perché si era un po' innescata in lui questa paura quasi del primo gol, e quindi questa paura non ti consente di essere tranquillo e la mancanza di tranquillità non ti consente di giocare bene. Dopo il gol lui dice ora voglio trovare continuità, cioè quindi si è legato subito a un nuovo obiettivo, continuità anche realizzativa, ed è quello che ci si aspetta da lui. Molto spesso, come vi dicevo, si fa il paragone con Marchisio, e tra l'altro entrambi hanno un percorso molto simile, cioè entrambi hanno un percorso che viene dal settore giovanile, che porta con sé una serie di, come dire, di caratteristiche simili. Io credo però che allo stesso tempo non basta essere entrambi provenienti dal settore giovanile per poter dire il nuovo Marchisio, anche perché ce ne vuole di strada per Miretti. Vero anche però che c'è un aspetto importante. Miretti quest'anno ha una doppia, tra virgolette, fortuna. La prima, aver trovato il gol e quindi di conseguenza aver sbloccato questo tipo di percorso. È un po' come quando fai un videogame, se sblocchi un momento chiave per poter andare avanti. Ecco, lui ha sbloccato quel momento ed è riuscito ad andare avanti, perché dopo il gol lo abbiamo visto molto più tranquillo, molto più sereno nella giocata e molto più fluido. Una fluidità che gli abbiamo visto non soltanto
subito dopo il gol, ma proprio in tutta la partita. Recupero palloni, lanci lunghi, visione di gioco, non aveva paura a tentare il dribbling, non aveva paura ad entrare forte sull'avversario. Cioè è un Miretti che sembrava praticamente rinato. E quindi lui da questo punto di vista ha trovato quella consapevolezza che gli mancava. La seconda grande fortuna è che la Juventus quest'estate non ha comprato nessun centrocampista, anzi, ha perso i due centrocampisti più tecnici, perché con un Pogba anche minimamente recuperato e con un Fagioli senza quel problema legato al calcio scommesse, secondo me il centrocampo titolare era Locatelli, Pogba, Rabiot, con Fagioli prima alternativa a tutti. E con Miretti e Nicolussi Caviglia destinati a fare panchina. Questa situazione qua ha cambiato totalmente le carte in tavola, perché una Juventus senza Pogba e Fagioli vuol dire che una Juventus che ha bisogno di necessità di qualità. E la qualità che in questo momento ti dà Miretti, questo Miretti, questo che ha come idoli gente come Nedved per quanto riguarda il passato e De Bruyne, lo ha sempre detto. I suoi idoli sono Nedved per quanto riguarda la storia della Juventus, ma soprattutto De Bruyne è il suo idolo attuale. Cioè quando guarda il calcio e si vuole ispirare a qualcuno, guarda il centrocampista belga del Manchester United. Ed è un percorso che dovrà fare, importante per poter anche semplicemente avvicinarsi al grandissimo giocatore della nazionale belga. Però questo gol potrebbe in qualche modo aiutarlo. Tra l'altro Miretti qualche tempo fa disse: quando ero un ragazzino giocavo per divertimento, poi crescendo quello che all'inizio era un sogno è diventato un obiettivo, quindi ho lavorato duro per raggiungerlo. I sacrifici sono tanti, le difficoltà fanno parte del percorso, la differenza la fa il modo di affrontare le difficoltà e la voglia di trasmettere e di trovare sempre una soluzione. La soluzione l'ha trovata facendo gol e sbloccando questo percorso. E quindi da qui in avanti la Juventus ha la possibilità di ritrovare questo ragazzo, ritrovare un ragazzo che probabilmente aveva bisogno di uno sblocco e questo è arrivato. Ora la domanda che vi faccio però è: questo gol avrà, come dice lui, la continuità giusta oppure si fermerà qua? Perché ora, se si parla di un giocatore di livello in prospettiva oppure di un calciatore che ha trovato il gol ma poco altro, beh, lo scopriamo ora. E quindi la domanda è: questo gol è veramente uno sblocco e quanti gol farà da qui a fine stagione o cosa? Perché secondo me il centrocampista con le sue caratteristiche, cioè l'inserimento, diciamo in teoria qualitativo, con la propensione offensiva, diciamo che deve fare quel salto. Ad esempio, facciamo un esempio, in passato veniva molto spesso elogiato un giocatore come Bentancur, che io invece non ho mai apprezzato, e più volte mi sono trovato a controbattere, a discutere con alcuni tifosi, opinionisti della Juventus che parlavano di Bentancur come un grande giocatore, e io ogni stagione facevo sempre questo ragionamento: guardate che Bentancur da quando è arrivato alla Juventus ha fatto un solo gol, è arrivato all'ultima stagione in quel famoso gennaio 2022 in cui venne venduto e ancora era un gol, e io continuavo a dire: se un centrocampista della Juventus da 4-5 anni e ha fatto solo un gol, per me non è un centrocampista della Juventus, perché i gol nei centrocampisti fanno. Ecco, qui si vede la differenza. Se Miretti avrà la capacità di raggiungere la soglia dei, non stiamo facendo numeri esorbitanti, ma in questa stagione qua, a maggior ragione se non hai Fagioli e Pogba, se riesci a fare altri 4-5 gol in campionato, vuol dire che hai fatto lo step successivo definitivo, cioè ti si può considerare un giocatore forte da Juventus. Se invece i gol sono altri 1, massimo 2, o addirittura si ci ferma a questo di Firenze, beh, qualche piccolo problemino allora c'è, e a quel punto serve un percorso simile a quello di Sulè, cioè anno di prestito con un po' più di tranquillità in un contesto che gli può dare spazio. Allora, l'estate quali sono secondo voi? 4-5 gol e quindi totale, diciamo, rinascita e crescita, oppure ancora difficoltà e quindi forse meglio un anno di prestito? Insomma, parliamone, apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.